Ciao ragazze, allora rieccomi con un nuovo video. In questo video volevo mostrarvi i prodotti che ho acquistato nell'ultimo periodo. Non penso che ve li ho mostrati in altri video. Se c'è qualche prodotto che già vi ho mostrato, scusatemi, ma non mi ricordo, perché io ho acquistato diverse cose e su Facebook, su Instagram vi ho postato le foto come sempre, però non ricordo se ve li ho mostrati o meno in video. Comunque inizio subito, non mi voglio perdere in chiacchiere. Vi faccio vedere una parte del mio regalo di Natale da parte del mio ragazzo che mi ha preso il chiodo di Zara in pelle sintetica e poi mi sono fatta regalare questi tre prodottini di NYX. È morta la luce, perdonatemi. Ce la posso fare. Dio santo. A posto. Questi tre prodottini, vi avrò fatto le palle a piene di questi prodotti perché ho pubblicato 50.000 post su Instagram, ma davvero sto adorando questi prodotti, sono davvero fantastici. Allora, vi voglio parlare di questa palette qui in primis perché non ha un prezzo eccessivo e la qualità è davvero molto molto alta per quello che ho potuto constatare io provandola per un mesetto. Devo dire che è veramente ottima. Le polveri sono impercettibili, c'è una vasta gamma di colori, si può realizzare un contouring davvero professionale con questa palette qui, pur essendo un prodotto da drugstore, diciamo. Costa, mi pare, intorno ai 24 euro, se non erro, non mi ricordo perché. Se ho questi prodotti devo ringraziare mio cugino perché, vivendo a Milano, è andato in store a prenderli per me, per il mio ragazzo che mi doveva fare questo regalo qua. E dato che comunque ho visto che stanno aprendo diversi store, secondo me è utile per le ragazze qualche recensione in più su questi prodotti. Stanno aprendo uno store a Bari, mi pare in un punto coin, l'hanno aperto a Bergamo, a Milano sta a Corso Buenos Aires con la Galleria Passerella, poi presto apriranno anche il sito, quindi secondo me è utile come recensione per non prendere, diciamo, dei prodotti flop, anche se la NYX ha davvero prodotti molto molto validi. Tutti quelli che ho io sono buoni, mi sono sempre trovata bene. Va bene, non mi perdo in chiacchiere, vi mostro la palette. Allora, si presenta così. La confezione è in cartone e qui, diciamo, non porta niente, è vuota, cioè non ha una plastichina di protezione. È in plastica rigida, dietro c'è la scatolina e vi spiega, insomma, come utilizzare i vari prodotti per un contouring ottimale, chiaroscuri. È davvero carinissima come confezione. Ve la faccio vedere. Scusate se è sporca, ma io la utilizzo sempre, quindi per questo la vedete un po' sporchina. Ed è questa qui, davvero ottima. I colori sono molto molto fedeli, diciamo. All'interno sono presenti anche, diciamo, due illuminanti. Io, vabbè, utilizzo o il Soft and Gentle di MAC o il Riviera di Anastasia Beverly Hills, oppure l'illuminante di The Balm, però non vi nego che per tutti i giorni utilizzo anche questi due illuminanti qui. Ad esempio questo, non si vede un cacchio di niente. Vedete, è un bianco perlato, satinato, diciamo. Non si nota perché ho la luce sparaflesciata in faccia. Oppure c'è anche la versione con un sottotono rosato, dorato, è molto molto carino. Tutte le polveri che insomma vi mostro, non si vede niente, raga. Niente di niente. Comunque sono davvero super super scriventi. Quindi un altro consiglio che vi voglio dare è di dosare bene i prodotti, perché sennò andate a fare un pastrocchio davvero, perché sono scriventissimi, veramente ottima come palette. Vi faccio vedere il marrone che è completamente matte. È stupendo.
C'ha varie tipologie, io utilizzo anche questo che è tipo un tortora, vedete, è molto molto, per un contouring diciamo naturale da giorno, questo è un po' più scenico, poi c'è quest'altro qui, vedete, scrivono tantissimo, e questo che è un pochettino più aranciato come colore, io lo utilizzo anche come ombretto, vi sono sincera, sono veramente ottimi, io spero di farvi degli swatch garbati. Vedete, sono belli belli scriventi i prodotti, quindi merita sta palette. Pure sul gruppo MAC c'erano ragazze un po' incerte sull'acquisto di questo prodotto, ma io ve la straconsiglio perché è davvero buona. Costa poco e per iniziare è davvero ottima. E niente, questa è la palette di NYX, l'Highlighting e Contour Pro Palette. Molto molto bella. La sistemiamo nella scatolina, anche perché io per alcuni prodotti sono malata, mi conservo anche le scatole, non so voi. Spero che almeno qualcuna è come me, perché sennò mi devo preoccupare per la mia malattia. Poi, sempre di NYX, vi faccio vedere le due tinte che secondo me sono insieme a quella lì grigia, mi pare Stone Fox, che volevo, però vabbè, avrò modo di prendere anche lei sicuramente. Ho preferito scegliere due colori portabili da tutti i giorni, da poter sfruttare sempre, che è un colore che comunque è un po' particolare e non posso metterla sempre, anche perché qui a Salerno la gente, cioè, non capisce un cazzo di niente. Se ti vede già con un rossetto tipo questo, che è un viola banalissimo, si sì, è metallizzato, non è banale, però si sconvolgono, non lo so, ti guardano come fossi un alieno. Sono cose che io schifo e detesto. E quindi, vabbè, ho preferito prendere questi due colori che sono più tranquilli, diciamo. E ho preso Vintage, che è stupenda. Veramente stupenda, io l'ho messa per tutte le feste di Natale, si può dire. Poi sono scriventissime, si asciugano subito, non seccano le labbra. Ecco, è molto fedele il colore, è proprio così. E se non erro, è anche un dupe di una tinta di Anastasia Beverly Hills, questa, ed è davvero fantastica. E poi ho preso Cherry Skies, non so come si pronuncia. Vi faccio lo swatch. Questa l'ho messa il giorno della vigilia di Natale e vi assicuro che con tutto il cenone io avevo ancora le labbra pigmentate. Vedete che bel rosso. Sangue di piccione sembra come colore, veramente bellissimo. Stupende, veramente stupende. Mi sono trovata benissimo con queste tinte e ve le volevo segnalare. Mi pare che costano 8,90 euro, quindi neanche tantissimo. E ve le consiglio, ci sono tanti colori. Quindi, se riuscite a passare in store oppure se lo vedete nella propria città, prendetele perché sono davvero buone. Poi, sempre per quanto riguarda prodotti labbra, a sto punto vi faccio vedere questi tre qui. Allora, inizio con questo prodotto della Kiko, che è un rossetto della linea Unlimited Stilo, non mi ricordo, è il numero 12. È una linea che io ho sempre snobbato da Kiko, vi devo dire la verità, perché mo vi faccio vedere sbocciato. Allora, di primo impatto vi sembra, diciamo, che questo rossetto di matte non ha assolutamente nulla. Vedete, è molto lucidino. Poi, una volta sulle labbra, vi assicuro che a tempo 10-15 secondi si mattifica e non va più via. Veramente è ottimo. L'ho pagato in sconto col Black Friday, mi pare 3,90 euro o 4,90 euro, una cazzata. E ve lo volevo segnalare, soprattutto questo colore qui, perché è davvero bello. E nulla. Poi sempre al banchetto magico l'altro giorno, penso che se non mi è venuto un infarto non mi verrà più, perché ho trovato la nuova tinta MAC, la Liquid Matte di qualcosa, non mi ricordo il nome. Comunque questa, se non erro, è la Fashion Legacy, una roba di queste, e sono troppo gasata per averla trovata. Praticamente sono questi qui, sono scarti di fabbrica, infatti qui l'alluminio è ammaccato e secondo me per questo, insomma, la
solo questo colore, ovviamente sono riuscita a trovare. L'ho pagata una miseria e vi assicuro che è spaziale, quindi non potete capire la mia gioia. È un rosso spettacolare, cioè di un sexy assurdo, vedete? È stupenda, stupenda, stupenda. Non ci sono parole per descrivere questa tinta e l'adoro, veramente l'adoro, è ottima. L'ho provata ieri, poi quando insomma la proverò un po' in più, ve la recensirò un po' meglio, però merita, la dovevate vedere per forza. E poi mia suocera per Natale mi sono fatta regalare da mia suocera per Natale Persistence, che è un rossetto della MAC che volevo provare. Wirl purtroppo era sold out, e dato che volevo provare anche Persistence, ho preso questo, che è questo bel marroncino nude. Ora ve lo swatcho. Ovviamente è matte e fa parte della linea permanente, quindi non vi preoccupate se non lo trovate, non demordete perché lo riassortiscono sempre. È molto molto bello, è adatto sia da giorno che da sera. È inutile che mi soffermo sulla qualità dei rossetti MAC perché la conoscete, insomma. Poi, sempre di Kiko, ho acquistato col Black Friday questo mascara qui che è favoloso ed è quello che ho su, cioè non sto usando più le CIA finte, ed è il Kiko Extra Sculpt Volume Mascara, veramente fantastico. Lo scovolino pure è fantasmagorico perché è fatto in questo modo. Mi ci sto trovando divinamente. All'interno contiene anche delle fibre allunganti, quindi ve lo consiglio. Mi pare il prezzo di listino è di 8,90 euro, quindi fattibilissima come cosa. E quindi dateci un occhio oppure provatevelo nel negozio, ve lo fate disinfettare perché davvero ha un bell'effetto. Poi, come acquisto, ho ripreso la matita in cera, con matita labbra contorno perfetto della Wycon, che utilizzo sia come base cerosa per le sopracciglia, per andarci a lavorare sopra le liner, e sia come primer labbra, per non far sbordare il rossetto, e mi ci trovo davvero bene. Ha un costo irrisorio di 4,90 euro, quindi io ve la consiglio e andatela a vedere o in store o sul sito perché è davvero utile come prodotto. Ho ricomprato il correttore di Maybelline Instant l'anti-age, il colore non lo so, mi sono trovata bene con quello che tenevo, l'ho trovato in offerta a 5 euro e qualcosa e quindi l'ho ripreso. Infatti vedete quanto già l'ho utilizzato perché mi piace troppo. Poi un'altra palette che ho amato in questo periodo, che sono stata insomma assente qui su YouTube, è questa qui, che sarebbe la palette di Make Up Revolution Layer Chocolate Salted Caramel, che è la dupe della Chocolate Bar Semi Sweet di Too Faced, praticamente identica. Anche perché la Revolution ci regala sempre gioie immense, cioè fa i dupe spiccicati delle palette costose, quindi grazie Make Up Revolution ci regali sempre grandi gioie. Io infatti aspetto che mi fa anche il dupe della Chocolate Bar Bonbon, quella lì nuova, che è spettacolare. E questa qui è veramente ottima, costa mi pare 9,90 euro, io l'ho presa su Machillalia, sul sito Machillalia, e ve la consiglio perché è veramente buona. Io ho anche le altre due, quella lì col cioccolato bianco e quell'altra col cioccolato nero, e sono veramente ottime. E ho utilizzato, si può dire, sempre questa qui in questi giorni. E poi per ultimo vi volevo mostrare questo set di pennelli che ho preso su AliExpress quando c'era tipo un'offerta, tipo una specie di Black Friday cinese. E ho fatto un affare perché questi pennelli costano un po'. Sono i dupe di Sonia Ashok. Come si pronuncia questa? Mi pare che si pronunci così questa. Perdonate la mia pronuncia, ma sapete che non ho questa pronuncia inglese tanto ferrata. E vi volevo mostrare questo set che è completo ed è veramente di qualità. Le foto già dei prodotti, dei pennelli singoli le trovate su.
su Instagram veramente ci sta di tutto, pennelli veramente fantastici, sono un po' sporchini perché li utilizzo. C'è un set completo occhi, un set completo viso, veramente belli e buoni. E mi pare che con questa, diciamo, promozione li ho pagati 12 euro, una fesseria simile. Adesso costano un po' in più, ne sono più di 10 comunque. Questo è stupendo per il contouring, ad esempio. Le setole sono non sono sintetiche. Sono veramente buoni. Questo lo utilizzo per fare il contouring, pure al naso, veramente buono. Quest'altro pure è ottimo. Alcuni sono in setole sintetiche, altri naturali. Questo qua pure è bellissimo. Scusate, ma è sporco. E questo qui sono veramente belli, pagati veramente una fesseria. Vi lascio il link comunque del venditore giù nell'info box per se siete interessate, insomma, all'acquisto, perché a me questi pennelli me li ha segnalati Matilde Ferichieri su Instagram e su YouTube, se non erro, e la ringrazio tanto perché sono davvero bellissimi. E niente ragazze, questo è quanto, questi sono stati i prodotti più amati in quest'ultimo periodo che ho acquistato, e nulla, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi mando un bacione, ci vediamo prestissimo col prossimo video. Ciao!